il 5, 6 e 7 all'Aquila, andate alla mostra Lavori in Corso, perché serve per finanziare l'ospedale dell'Aquila. L'attore Giorgio Marchesi, protagonista tra l'altro di L'Aquila Grandi Speranze, l'attore di Avezzano Lino Guanciale, ma anche Emanuele Arcuri, Valentina Lodovini, l'ex capitano dell'Inter Zanetti, ma anche campioni locali come l'ex neroverde Maurizio Zaffiri, l'allenatore dell'Inter Rugby femminile di Gian Domenico, l'indimenticabile calciatore rossoblu Vincenzo Lanotte, lo chef William Zonfa, ma anche gli artisti locali come Annelisa Andreoli e Simone Cocciglia e tanti altri, volti che si sono prestati in maniera completamente gratuita per sponsorizzare la mostra Lavori in Corso, che sarà inaugurata all'Aquila il 5 aprile alle 18, per restare aperta anche il 6 e il 7 nei locali del corso ex Unicredit. I fotografi sono Daniele Di Benedetto e Graziano Iacoboni, aquilani d'adozione, in forza al 9° reggimento alpini. Accanto al titolo della mostra le parole passato, presente e futuro, perché la mostra già fu portata in centro 5 anni fa. Oggi ripercorrerà invece i cambiamenti della città in 10 anni e guarderà il futuro grazie al coinvolgimento degli alunni delle scuole Mazzini Patini, che hanno partecipato con il progetto L'Amo, quindi La Vivo, completando loro stessi l'esposizione fotografica. L'intento è come sempre benefico, perché i proventi di chi vorrà lasciare qualcosa alla mostra andranno al reparto di neonatologia dell'ospedale. Per il progetto i genitori ci parlano, per offrire supporto psicologico ai genitori dei bimbi nati pretermine nel periodo di degenza del reparto. È partita intanto la grande corsa di assomilitari per la prima bike endurance, che da Cuneo arriverà all'Aquila percorrendo 1000 km in 8 giorni e che si unirà alla mostra all'Aquila per supportare l'intento solidale. Gli allestimenti della mostra vengono curati dall'associazione Coppito Cuore Anima. Ci saranno anche altri artisti che esporranno le loro opere.